Dopo tre sfide senza reti contro la Roma, il Napoli ha segnato in tutte le ultime 5 gare di campionato con i giallorossi, 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte. La Roma ha perso le ultime 2 gare interne contro il Napoli in Serie A, dopo una serie di 4 successi consecutivi. La Roma ha perso 2 delle ultime 3 partite di campionato, tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 16, 8 vittorie, 6 pareggi. La Roma si è segnato che subito gol in tutte le ultime 8 partite casalinghe in Serie A, 6 vittorie, 2 pareggi, con 31 reti totali, una media di 3.9 per incontro. Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime 3 partite di campionato, dopo una serie di 5 gare con la porta inviolata. Il Napoli ha vinto soltanto una delle ultime 5 trasferte in campionato, 3 pareggi, una sconfitta, dopo una serie di 4 successi esterni consecutivi. Roma e Lazio sono le due squadre che contano più giocatori, 8, con almeno 3 gol in questo campionato, segue il Napoli a quota 7. Nessuna squadra ha subito meno gol, 3, del Napoli nei 15 minuti finali di partita in questo campionato. I partenopei hanno anche segnato 16 gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco, più di chiunque altro in questa Serie A. L'attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha segnato 7 gol in questo campionato, ma tutti in trasferta. La sua ultima marcatura in casa dei giallorossi risale ad aprile 2018, doppietta contro il Chievo. L'attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha partecipato a 3 reti, 1 gol, 2 assist, nell'ultima partita di campionato con la maglia del Napoli, tante partecipazioni quante nelle precedenti 9 gare.